Che sia una gara su strada, in mountain bike o una prova di abilità, non fa differenza. L'entusiasmo di chi si è appena avvicinato al ciclismo o ne sta imparando poco a poco tutti i segreti è sempre uguale. Per commentare la quarta edizione del Trofeo Tanagro Baby Memorial Raimondo Stabile è sufficiente mettere insieme i volti e i sorrisi dei circa 150 ragazzi provenienti da Campania e Basilicata che hanno affollato le strade del centro cittadino di San Pietro al Tanagro e il bosco di località Setone. Organizzata dal Ciclo Team Tanagro con la collaborazione dell'amministrazione comunale, la Tanagro Baby ha anche assegnato lo scudetto regionale dei giovanissimi con un'apposita classifica a punti, determinata dai risultati delle 12 gare in programma. Pertanto, divertimento e agonismo hanno corso fianco a fianco fin dalle competizioni del mattino, con il team Cesaro Falasca subito sotto i riflettori. La squadra casertana ha centrato il bersaglio con Alessandro Cesaro nella G1, Stefano Minichino nella G2 e Mirko Ragozzino nella G3. Doppietta della Mary J. Sweet Angel nelle competizioni per i nati nel 2009 e nel 2008. Prima Christian Verde tra i G4, poi Marco Marzano tra i G5, hanno preceduto in volata i piccoli corridori della Cesaro. La corsa della categoria G6 si è conclusa con il successo di Luigi Pio Coppola della Daniello Cycling Wear davanti a Michele Pascarella. La squadra di casa ha ottenuto un piazzamento sul podio con Nicola Di Novella, terzo nella gara riservata alla classe G1. Nel primo pomeriggio, la carovana della Tanagro Baby si è diretta al Parco dei Mulini per la Gincana, che ha coinvolto i bambini dai 7 ai 9 anni, e le divertenti gare di short track per i nati dal 2009 al 2007. Le prove di abilità hanno premiato Giovanni Di Lorenzo del team Giuseppe Bike nella G1, Tommaso Rizzuti, che ha così replicato la vittoria nella gara su strada del mattino, e la coppia della Movicost, composta da Noemi Camera e Martina Palumbo, prime ex aequo nella G3. Le ruote grasse, infine, hanno centrato il bersaglio grosso Antonio Carlomagno del team Bikers Viggiano nella G4, Nicola Viglietti della Ciclo Carbonari Bikers nella G5 e Michele Pascarella del team Bike Maddaloni, che si è così lasciato alle spalle la piccola delusione della gara mattutina. La classifica squadre, collegata al meeting regionale dei giovanissimi, è stata vinta dalla Cesaro Falasca davanti alla Movicost e alla Mary J. Sweet Angel.